La team Altamura torna a correre dopo la sconfitta di Martina e conquista 3 punti pesantissimi contro il Santa Maria Cilento fanalino di coda. Allo stadio d'Angelo termina 1-0 a favore dei murgiani che a 6 giornate dalla fine del campionato salgono quota 59 punti in classifica e si mantengono in vetta, debita distanza dal resto delle inseguitrici. Giacomarro opta per il consueto 3-4-3 con Adigo Mobiglio, Saraniti e lo Iodice a comporre il terzetto offensivo. Esposito risponde con un 3-4-3 nel quale Nunziante, Gaeta e Catalano sono i 3 riferimenti offensivi. In cronaca, i padroni di casa partono con il piede premuto sull'acceleratore. Al minuto 9 la prima chance capita sul piede di Loiodice che, ben servito dalla destra e dall'interno dell'area, colpisce a botta sicura ma viene fermato dalla traversa. Al minuto 30 è nuovamente il numero 10 ad avere sul destro l'occasione dell'1-0, ma il suo tentativo al volo viene respinto nei pressi dalla linea da un difensore. 2 minuti dopo il turno di Maccioni che con il mancino dal limite sfiora l'incrocio dei pali, la sfera deviata termina a lato. Al minuto 45 poi la doppia occasione più importante della prima frazione, Loiodice, pescato in posizione regolare, conclude di potenza in 2 riprese, ma in entrambi i casi è super Cannizzaro a respingere. La ripresa inizia così come era finito il primo tempo, con i biancorossi proiettati in avanti, ma questa volta con esiti più fortunati, già perché il minuto 51, quando un bel cross da sinistra trova ben appostato al centro dell'area Saraniti, il numero 9 calcia senza precisione, ne esce un campanile che viene raccolto da lui stesso e depositato in rete a porta praticamente sguarnita. Delirio al D'Angelo. A quel punto i ragazzi di Giacomarro provano a raddoppiare subito e si rendono pericolosi prima al minuto 57 con Adigo Mobiglio, il cui pallonetto viene stoppato da Cannizzaro, e poi al minuto 62 con lo Iodice, il cui sinistro al volo termina alto sopra la traversa. Con il trascorrere dei minuti la partita perde di intensità e in casa Altamura inizia a subentrare un pizzico di paura per la pesantezza della posta in palio. Di fatto però gli ospiti non riescono mai a impensierire Fernandez e così, dopo 6 minuti di recupero, si arriva dritti al triplice fischio. Può far festa la team Altamura, la Serie C è sempre più vicina.